Oggi si inaugura il nostro nuovo biolaboratorio. Un laboratorio di chimica che resterà alla scuola e che è stato realizzato grazie alla vittoria degli alunni del liceo Segre di Mugnano al concorso Med for Science nel 2022, indetto dalla fondazione di Asorin. In pochi mesi l'istituto ha allestito il nuovo spazio per gli studenti con attrezzature all'avanguardia grazie alla vittoria di ben 75.000 euro. Questa mattina c'è stato il taglio del nastro. Il liceo scientifico di Mugnano, del liceo Segre di Mugnano, ha vinto il concorso dello scorso anno con un progetto bellissimo, e devo sottolineare l'entusiasmo, la bravura, l'abilità degli studenti, ma anche lo straordinario entusiasmo e l'amore che gli insegnanti hanno messo in questa operazione. Emozione soprattutto per gli studenti che hanno elaborato il progetto, risultato poi vincitore agli occhi della giuria. Gli studenti del Segre hanno conquistato il primo posto, riuscendo a battere i licei scientifici di tutta Italia. Il nostro laboratorio era abbastanza spoglio e non aveva le strumentazioni adatte per essere un laboratorio bioinformatico e biotecnologico. Quindi abbiamo deciso di metterci in gioco. La prima volta oggi vediamo quello che è l'esito del nostro impegno, di tutti gli sforzi fatti, e lasciare un'eredità poi alla nostra scuola è sicuramente soddisfacente. Una bella vittoria, e il successo è la prova che comunque gli alunni si danno tanto da fare insieme ai professori. Un vanto questo per l'intera comunità mugnanese. Doppia soddisfazione, assolutamente sì. Uno per il premio ricevuto, che ha visto questi giovani scalzare anche i loro coetanei di licei più blasonati di tutta Italia, e soprattutto perché i loro sacrifici, il loro sforzo, ma io direi la loro passione, perché qua c'è tantissima passione, tantissima voglia di fare, come spesso avviene in queste realtà difficili come le nostre, fa sì che loro lasceranno in eredità a chi verrà dopo di loro un laboratorio attrezzato. Questo laboratorio ovviamente avrà la funzione e la capacità di poter non solo aiutare loro nel raggiungimento di questo progetto, ma anche di far sì che le future classi, le future generazioni possano avere una struttura veramente all'avanguardia, e quindi un'ulteriore, diciamo così, chicca, un'ulteriore ciliegina sulla torta per una scuola che è già molto bella e che attrae già tanti studenti.